Buongiorno, buongiorno dal vostro caro Frazzi. Oggi nuovo, prime pagine light. Dunque, vediamo cosa scrivono i giornali. Dunque, delle partite di ieri. Quante partite ci sono state ieri? Il Milan ha vinto 4-0 contro il Venezia, poi il 0-0 della Juve, poi il 2-2 tra il Bologna e il Como a Como. Vediamo cosa scrivono i giornali. Iniziamo con la Gazzetta Sportiva. Dunque, la pole position di Leclerc, scatenato rossa, vinciamo. Poi il Coppa Davis, siamo alle finali, festa con Sinner. Il Milan spacca nel titolo centrale, i rossoneri travolgono il Venezia con 4 gol in 29 minuti. Theo, Leao trascinano Fonseca alla prima vittoria. Questo, aspetta, vediamo, alziamo un po' il ritmo. Gli ex ribelli brillano e scacciano la crisi. Il tecnico si rialza. Ora recuperiamo i punti persi. Dunque, Inter Inzaghi testa è a lungo con il turnover. Dunque, a Monza potrebbero scavalcare la Juve. Già domani, stasera. Dunque, Juve a secco. Dunque, Vlahovic e Kop spenti ad Empoli. Dunque, in Champions servirà molto di più. Questa è la gazzettina dello sport. Andiamo al tutto sport. Arriva Sinner, l'Italia va in finale. Dunque, Leclerc è da sballo, Ferrari vinci. Ad Empoli, altro 0-0, Motta, dunque Vlahovic sbaglia, i nuovi Latino, no aspetta, Latitano, un cazzo si scrive, Latitano, dunque sono assenti, Gatti salva, tutto qui, dice il titolo centrale, grande, l'unica porta imbattuta con Perin fuori di Gregorio, non può bastare. Ritmo troppo lento, Gonzalo e Douglas deludono, Mainz non incide, ma avanti così, Dusan è leader, ma pensi soltanto a giocare. Martedì, PSV scatenato. Dunque, Theo, Leao, gol e pace per il Fonseca Day e il Milan 4-0 alla Venezia. Poi altri 2-2 del Como con il gol di ex Juve, il Junior. Salvo un italiano, dunque questi sono Vanoli e il Toro, godiamoci Zapata Adams per il primo posto, affrontano il Lecce a Torino. Questo è il tutto sport. Andiamo al Corriere dello Sport di Zazzaroni, secondo 0-0 di fila, mai preso gol in 4 partite come nel 2014. Clean Motta, dunque difesa record, ma la Juve frena anche ad Empoli. La delusione del tecnico, abbiamo creato poco, Gatti evita la sconfitta al 95esimo, fermando Jasi. Martedì a Torino c'è il PSV. Dunque andiamo Genova-Roma, ore 12:30, l'ora di Dovbyk, Didier lo carica, dunque poi c'è il Cagliari-Napoli alle 18, gigante Lukaku, numero super, dunque Inzaghi cerca l'accoppiata, adesso attenzione, potrebbe andare in fuga l'Inter. In fuga la Mini potrebbe andare in testa già oggi se vince a Monza. Dunque Leclerc è il re di Baku, dunque pole position, dunque ore 13 per la Formula 1. Dunque boh, andiamo, c'è una pagina anche del romanista. Forza Roma alle 12:30 contro il Genoa, dopo 2 settimane di chiacchiere finalmente torniamo in campo, dice qui. Al Ferrari si attende una gara ostica, ma solamente da vincere, come sempre, contrapporci con tutte le forze. Ora e sempre, Dovrig è pronto, questo era il romanista. Dunque andiamo ad altri giornali, centrale del tutto sport, la Juve trova il Big, però perde tutti i gol, conferma la solidità difensiva, l'unica squadra a non aver subito marcatori in A, ma non c'è il ritmo adeguato per pensierire i toscani, questo era il tiro centrale. Poi le pagelle, dunque, vediamo queste le pagelle della Gazzetta dello Sport, allenatore 5, migliore 7 Gatti, il peggiore 5 Vlahovic, Perin 6, Kalulu 5-5, Brehme 5-5, Cambiasso 6, Locatelli 6, Thuram 6, Douglas Luiz 5, Fagioli 5-5, Nico Gonzalez 5, Weah 6, Comens 5, 5, Yildiz 5, Bangura 5. Queste sono le mi sembra, le pagelle, dunque può essere
e pagelle. Dunque, Franco Leonetti ieri scrive anche due occasioni per sbloccare, ma Vlahovic e Comens, poi il ritmo non si alza e si vede davvero poco in avanti. Nemmeno il quadruplo campo riesce a scuotere la Juve, lenta e incapace di cambiare marce e rendersi pericolosa. Pareggio deludentissimo, finisce 0-0. Vabbè, questo Rabiot, il risultato non è quello sperato, ma non deve esserci la troppa negatività. La Juve ha cambiato tanto in estate e deve ancora assomigliare al 100%. Nuovo gioco che oggi giudica le opache prestazioni dei nuovi. Si ricrederà, senz'altro, tra qualche giornata, già col PSG non si difenderà. Vedremo un'altra spartita, dunque. Queste sono le... Vediamo se c'è qualcos'altro. Oh, queste sono le pagine, dunque, dei giornali di stamattina. Ecco l'altro idiota, dunque... Enrico Variale, 0-0 secondi dopo il primo tempo sonnolento, la squadra di Diego crea un paio di cose, ma le palle gol mio le ottime, le ha fatte l'Empoli, questo è il solito idiota, dunque. E questo è dunque con l'ultima chicca di Enrico Varialone. Vi auguro una buona domenica, ci si vede la prossima, le prossime rassegna stampa light, vediamo domani, e cioè il turno mattina, mi sa che non le si può fare, si vedranno magari più in là. La prossima settimana è un po' difficile, forse le farò in serata, le metterò in serata, ma se no le troverete con sé su Facebook o su YouTube, le potete vedere, ma il video uscirà dalla prossima settimana. La prossima settimana non andranno in onda, forse non ho tempo, o più tardi verso mezzogiorno dopo, o verso l'1:30 così, ma le pagine le vedete già in mattinata, dunque sul mio canale. Questo è, vi auguro una buona domenica, ciao ragazzuoli.